Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Sicuramente avete sentito in questi giorni i superpoteri che la maggioranza starebbe dando o ha dato a Roberto Gualtieri, ministro dell'economia del governo Conte, lui in quota Partito Democratico. Però c'è stato scontro proprio sul decreto legge rilancio, che conteneva questa modifica che permetteva dei superpoteri al ministro dell'economia. Quindi le opposizioni in commissione bilancio della Camera hanno protestato per la norma contenuta appunto nel decreto legge chiamato rilancio, che modifica la legge di contabilità assegnando poteri straordinari al ministro dell'economia. La seduta è appena iniziata e poi è stata sospesa. Ed è stato convocato l'ufficio di presidenza di stabilire come procedere con i lavori. Le opposizioni chiedono e hanno chiesto di valutare l'ammissibilità di questa norma e di chiedere il parere della Commissione Affari Costituzionali e dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, cioè Bilancio e Affari Costituzionali, per capire se è costituzionalmente corretto poter dare questi superpoteri al ministro dell'Economia. E così nel corso dell'ufficio di presidenza si deciderà inoltre se richiedere uno slittamento dell'eventuale seduta notturna dell'Aula per lasciare più tempo all'audizione dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in programma per le 19 appunto di ieri sera. Bisognerà valutare appunto l'ammissibilità dell'emendamento del governo che assorbe il decreto legge Cassa Integrazione in cui è contenuta anche la norma sui cosiddetti superpoteri del MEF, Ministero dell'Economia e Finanza, che ha creato polemica. Il termine per i superemendamenti e i subemendamenti è stato fissato intanto per oggi a mezzogiorno. Il relatore Luigi Maratin al termine della seduta ha spiegato che si sta sfrondando e che il pacchetto dei relatori dovrebbe arrivare entro oggi, mentre l'approdo in aula dovrebbe slittare ancora di questo decreto legge rilancio. Secondo quanto si apprende, l'ufficio di presidenza della Commissione Bilancio della Camera, impegnata nell'esame del decreto, ha ridefinito il calendario dei lavori, provvedendo a rinviare la chiusura dei lavori in commissione alla serata del 30 di giugno, fra 6 giorni, e consentire l'approdo in aula tra giovedì 2 e venerdì 3 di luglio. La seduta della commissione prevista per sabato dovrebbe quindi essere convocata e rinviata domenica pomeriggio. Stiamo arrivando praticamente a quasi un anno dalla caduta del governo Conte 1 e siamo molto vicini alla caduta anche del Visconte. Quindi, quando si parla di luglio, fine luglio, è abbastanza inquietante perché potrebbe regalarci, diciamo, un agosto di fuoco, non per il caldo, ma un agosto di fuoco dato magari da una caduta del governo, consultazioni, formazione di un nuovo governo, un governo tecnico, la data delle elezioni, la campagna elettorale improvvisa, non so. Molti parlano di luglio come data fatidica, la fine di luglio, entro il quale con l'approvazione del MES si potrebbe arrivare a uno scontro finale in Senato e poi soprattutto adesso si è parlato di due senatrici che sono andate via, una dalla Camera dei Deputati e una dal Senato, e si parla di altre 3 senatori del Movimento 5 Stelle in partenza. Due indirizzate verso la Lega e l'altro non si sa per il momento. Quindi, con la mancanza di altri 4 senatori, possiamo dire che il governo è arrivato non alla frutta, è arrivato al il conto. Ecco, è arrivato al conto. Intanto, le notizie che arrivano sono assolutamente orripilanti. L'Italia è l'economia che peggiora e pagherà più caro per questa crisi sanitaria nei paesi europei. Il PIL potrebbe scendere addirittura del 12,8% e ci sono delle previsioni ancora peggiori di queste. Però forse è meglio fermarsi al 12,8% senza andare a vedere quelle che sono ancora più pessimiste.
È la previsione contenuta, attenzione, non dal vicino di casa, ma dall'aggiornamento del World Economy Outlook del Fondo Monetario Internazionale, l'FMI, il quale stima che questa malattia abbia già spazzato via 300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. Per l'economia globale è attesa una contrazione del 4,9%, quindi una regressione del PIL mondiale del quasi 5%. A fronte di un regresso del PIL italiano quasi diciamo 2,5 volte sotto o sopra la media mondiale. Quindi l'Italia, anche in questo caso, non si smentisce, si colloca nei posti peggiori del mondo. Certo che 300 milioni di posti di lavoro persi equivale a quasi la popolazione di tutti gli Stati Uniti d'America che hanno perso il lavoro. E stavo proprio pensando ai centri commerciali che sono rimasti chiusi per tanto tempo, tutte quelle persone che lavoravano come cameriere, cameriera, alla cassa, tutti a casa. E molti, voi come sapete, molti lavorano anche in nero, Quindi a casa senza nulla, no? Dei quasi invisibili. Però l'Italia pagherà lo scotto maggiore di questo, come dicevamo, 12,8 nel 2020, pari soltanto a quello dell'economia spagnola. Ecco, i compagni di viaggio di questo meno 12,8 potrebbe essere il governo spagnolo. Il Fondo Monetario Internazionale taglia del 3,7% le previsioni pubblicate nel rapporto di aprile. Nel 2021 l'attività economica italiana rimbalzerà invece del 6,3% e l'1,5% in più rispetto a quanto l'Istituto di Washington si attendesse in primavera. Quindi attenzione, da meno 13 a più 6, qualcosa. Tra il meno 13, facendo un conto così, in 2 anni, se mettiamo 13, no, scusate, 12,8 meno 6,3, in 2 anni abbiamo una perdita netta del 6,5% del PIL. Quindi con l'anno successivo, col 2021, non è che si potrà dire wow, un incremento del PIL del 6,3% non c'è mai stato in Italia, ricordo d'uomo. Eh sì, però c'è prima un meno 13, un più 6. Non un meno 13 più 15, meno 13 più 6, quindi un rimbalzino. Sapete come quelle palline che sono cariche dentro di qualcosa, quindi non rimbalzano, fanno tum e fanno un piccolo rimbalzo. Ecco, come quelle lì, ecco, un piccolo rimbalzo che non va, che arriva più o meno neanche alla metà della discesa dell'anno precedente. Quindi preoccupa anche l'andamento dei conti pubblici, che secondo il Fondo Monetario Internazionale il rapporto tra deficit e PIL nel nostro paese risulterà pari al 12,7% quest'anno e al 7% il prossimo. Il rapporto tra debito e PIL sarà invece sino al 166,1 nel 2020, per poi calare al 161,9 nel 2021. L'impatto sull'economia ha effetti catastrofici sul mercato del lavoro, si legge nell'aggiornamento, secondo cui la perdita di ore lavorate nel secondo trimestre dell'anno equivale alla cancellazione di 300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno nel mondo rispetto all'ultimo trimestre del 2019. Ovviamente questa è una crisi senza precedenti, dove diciamo il PIL globale scenderebbe del 4,9%, meno 3% atteso ad aprile, mentre l'anno prossimo crescerà del 5,4%. Quindi diciamo che almeno il mondo nel suo totale avrà un rimbalzo, che quel rimbalzo sarà più alto della discesa, no? Meno 4,9 più 5,4, almeno il PIL mondiale avrà un incremento dello 0,5% almeno in 2 anni, mentre l'Italia avrà un meno 6,3% in 2 anni, con tutto il rimbalzone che c'è. Io vi ringrazio per avermi ascoltato.
vi auguro buon proseguimento di giornata, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.